sono numeri che devono far riflettere e per poter affrontare questa situazione è necessario che ci si attrezzi. Come? Innanzitutto avendo la consapevolezza che non si tratta di eventi sporadici. Emergenza sbarchi nella Locride. Nei primi 5 mesi del 2022 si sono decuplicati rispetto allo scorso anno. I numeri fin qui registrati e le previsioni per il futuro impongono pertanto di tenere alta l'attenzione. Non ci si può far trovare impreparati. Lo sanno bene il prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani da una parte e l'assemblea del comitato dei sindaci presieduti rispettivamente da Caterina Belcastro e Giuseppe Campisi dall'altra. Da qui il vertice tenutosi a Roccella Ionica, comune di cui è sindaco Vittorio Zito. Chiediamo al Ministero che finalmente si prenda atto dell'unicità e della specificità di Roccella, di ciò che accade a Roccella e che il coordinamento dei soccorsi sia assunto nella responsabilità degli organi superiori ministeriali. La richiesta d'aiuto riguarda anche i comuni limitrofi, sottolinea il presidente Campisi. Anche ai comuni vicinori che stanno avendo tutti questi sbarchi, di poter mettere in condizione tutti quanti di avere dei fondi per poter accogliere in un certo modo questi sbarchi. Avviare dunque una rete solidale tra comuni per affrontare più efficacemente i casi che di volta in volta si presenteranno. Non si può caricare tutto sulle spalle di Roccella Ionica o di Siderno, ma se si riesce a dare una distribuzione dei migranti che arrivano fra i comuni vicini, c'è anche la possibilità di gestirli meglio e consentire a noi poi di fare tutte le operazioni conseguenti in tempi più rapidi.